Buongiorno ragazze, benvenute in un nuovo video. Oggi voglio partecipare alla sfida che ha lanciato Filomena Amore nel suo canale. Se non conoscete Filomena Amore, ma non ci credo, vi lascio qua sotto giù nell'info box il link al suo canale e anche il link al suo video. E praticamente la sfida che ha lanciato è pulire casa in 30 minuti. Avendo io due bambini piccolini, l'ho trovato un video molto 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 interessante, quindi ho deciso di partecipare e appunto fra poco vi lascerò al video per vedere quello che è successo. Prima di iniziare questo video però voglio invitare tutte le persone che non sono ancora iscritte al mio canale a farlo cliccando il pulsantino qua sotto iscriviti e attivando la campanella per ricevere tutti i prossimi aggiornamenti. E mi raccomando, lasciate un bel like a questo video se siete super curiosi di vedere che cosa ho combinato. Quindi io ho cambiato stanza perché i bambini sono venuti a giocare di là, quindi mi sono trasferita di qua in cucina, ma penso che la luce sia anche migliore. E niente, io adesso vi lascio al video, spero che vi piaccia. Mando un grosso bacio a tutti voi e una Filomena Amore che non credo però guardi mai il mio video. E ci vediamo dopo, ragazze. Ciao! Eccoci qua ragazze, stiamo partendo subito con questa sfida e come vedete manca un minuto alle 10:45. La prima cosa che vado a fare è mettere su subito una lavatrice, così che alla fine sia dei 30 minuti, ma ci vorrà un po' più di tempo, sarà anche terminata e così poi andrò a metterla sullo stendino. Vi faccio vedere anche che prodotto utilizzo e go, partiamo. Con questo prodotto, col quale mi trovo benissimo, vado a pulire tutte le superfici della mia cucina, comprese anche tavolo, sedie, e non dimentichiamo mai tutte le cose che riguardano i nostri bambini, quindi sedioloni, sedioline, qualche giochino anche, insomma, vasini, eccetera. Tutte le superfici, vado ad alzare le sedie, scrollo il tappeto, passo l'aspirapolvere e naturalmente lavo il pavimento. We'll be right back.
terminata la cucina, naturalmente mi sposto nel soggiorno e la prima cosa che vado a fare è quella di sistemare il divano, così che anche Lorenzo possa rimettersi sopra a guardare TV o giocare. Amato emulsio e questo panno che mi ha portato Luca tantissimo tempo fa e che devo dire non avevo mai provato, ma ragazzi è fantastico, credetemi. Vado a pulire la mia parete attrezzata. Spolverare, vado a passare l'aspirapolvere e vado non proprio a lavare il pavimento, ma vado a passare un panno umido giusto per disinfettare, essendo quella comunque la camera più utilizzata dai bambini. Pulire il soggiorno, alzo gli occhi all'orologio e vedo che è passato anche qualche minuto oltre i 30 della sfida e quindi ragazze, la sfida finisce qui e ho fallito. Eccomi ritornata ragazze, come avete visto ho fallito miseramente la sfida della pulire casa in 30 minuti, sono soltanto riuscita a pulire la cucina e il soggiorno nonostante Mattia stesse dormendo. Però comunque Lorenzo mi impiega tantissimo tempo perché vuole bere, vuole un giocattolo, vuole che gli cambi il cartone, va in bagno magari a fare la pipì, gli devo rimettere il pantaloncino, insomma mi chiama 300.000 volte, quindi comunque devo stargli dietro, non è che potevo fermare comunque il tempo e ricominciare. Tutto questo faceva parte appunto dei 30 minuti. E quindi ho fallito di brutto la sfida, ma l'importante è partecipare ragazze. E quindi adesso mi resta innanzitutto da pulire il resto della casa, però va bene. E comunque sono molto sicura che se io fossi stata da sola, se magari i bambini fossero stati a casa di mia madre, io avrei pulito casa assolutamente in mezz'ora, mi sarebbe bastato quel tempo perché veramente, voglio dire, quando si è da soli ci si organizza assolutamente in un modo diverso. Qui appunto mi chiamano 300.000 volte e sono sicura che se Mattia stava sveglio non sarei nemmeno riuscita a terminare una stanza, quindi già farne due grosso traguardo. Infatti io per pulire casa ci metto abbastanza tempo e quindi ero quasi sicura di non farcela, però comunque volevo vedere dove sarei arrivata con le pulizie. E come avete visto mi sono anche rubata qualche minutino perché appunto stavo terminando la stanza e quindi è andata così, mie care ragazze. E niente, io spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, fatemelo sapere con un commentino qua su. Non dimenticate di lasciare un like di supporto a questo video e di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Io vi mando ancora un grande bacio ragazze, grazie mille per aver guardato questo video e ci vediamo alla prossima.
Ciao!